L'epica, la meraviglia, la magia, elementi che affascinavano i lettori di ieri e che ancora affascinano milioni di lettori. Le saghe moderne oggi le scrivono autori di un genere nuovo, il fantasy, che forse Messer Ludovico Ariosto avrebbe apprezzato. Licia Troisi è la regina del fantasy italiano e, da astrofisica, conosce la Terra come il mondo lunare. Ecco, c'è quest'idea che la fantasia sia liberatoria. Per Ariosto era la liberazione da una quotidianità dura, difficile, noiosa, anche umiliante. Oggi? Dunque, a me in genere su questo fatto viene in mente una citazione di Tolkien, che veniva accusato di fare un genere dedicato solo all'escapismo. E lui diceva: c'è una grossa differenza tra chi scappa da una prigione, quindi usa la fantasia per evadere da qualcosa che gli pesa, e invece dalla fuga del disertore che abbandona il campo di battaglia. E lui pensava di appartenere giustamente a chi fa evadere le persone dalla prigione. Quindi la fantasia continua a rimanere questo, però secondo me è anche in qualche modo ancorata alla realtà, anche in Ariosto secondo me era così. Tutto sommato è un modo diverso di vedere il mondo. Storie, raccontare storie. Ariosto non solo fugge dalla realtà, ma con il suo libro, Orlando, una continua macchina per creare storie, per perdere. C'è la generosità del racconto. Sì, questa è una cosa straordinaria nella quale io credo fortissimamente. Penso che raccontarsi le storie sia un atto veramente seminale, probabilmente una delle prime cose che abbiamo fatto nella nostra vita. Come esseri umani, insomma, la nostra storia come umanità, perché il modo col quale capiamo il mondo, ce lo tramandiamo, ci raccontiamo le cose e cerchiamo anche un po' di evadere dalla nostra prigione e di andare in alto.